Meteowick.com, siamo nel ristorante Da Alfonso, quartiere Prati a Roma, una delle tante attività che stanno vivendo le conseguenze dell'ultimo decreto del governo, la chiusura anticipata alle 18 e probabilmente si apprestano anche alla possibilità di vivere un nuovo lockdown. Siamo con la titolare, partiamo dall'attuale. Che tipo di danno avete ricevuto, state ricevendo dalle conseguenze del decreto? La chiusura anticipata vi sta creando problemi di natura economica? Già prima della chiusura anticipata avevamo dei grossi problemi economici a causa del distanziamento, perché noi siamo un piccolo ristorante, una piccola realtà a livello e carattere familiare, ma in queste situazioni, pur volendo annullare il nostro lavoro, non possiamo annullare le spese e questo ci porterà sicuramente a una chiusura di questo posto, che è stato un posto ed è un posto storico. Noi abbiamo delle persone che non vorremmo licenziare e quindi ci creiamo anche dei problemi di carattere familiare con i nostri collaboratori e con noi stessi, di come potremmo fare per andare avanti. Questo DPCM del nostro Presidente del Parliamo Consiglio ci ha dell'ultimo. proprio, l'ultimo, sì, ci ha proprio messo in ginocchio e ci rendiamo conto come ha messo in ginocchio noi, ha messo in ginocchio centinaia di attività. Non si riesce a capire il disegno di questo DPCM, non si riesce a capire come mai si deve stare chiusi la sera, si può stare aperti la mattina con tutto il distanziamento e poi che si deve pagare tutto quello che si deve pagare e tutti quelli che sono gli oneri per tenere in piedi un'attività. Non è possibile andare avanti in queste condizioni. Noi non vorremmo fare una protesta pesante, noi vogliamo essere ligi e osservatori della legge, usiamo tutte le precauzioni atte ad allontanare il pericolo di un eventuale contagio, ma più di questo non possiamo fare e questo nonostante non ci sia un sovvenzionamento. Durante il precedente lockdown, quello da marzo a maggio, che tipo di sostegno avete avuto dallo Stato dal punto di vista economico? Non bastava nemmeno a coprire le più piccole spese del Di quanto ristorante. parliamo in pratica? E noi parliamo di qualche 1.000 euro, 2.000 euro, ma con questo noi non possiamo pagare né l'affitto, che è sostanzioso, né possiamo pagare le utenze, né possiamo pagare i nostri operai. Ha capito come il decreto ristoro potrebbe aiutarvi in questo senso? È stato approvato un altro decreto che interviene proprio per sostenere attività come la sua. Ha avuto modo di approfondirlo? Ne so qualcosa a sommi capi, ma per quando loro vogliono fare devono investire, perché se non investono o ci fanno stare aperti, oppure quelle attività che non rispettano le distanze, che non rispettano le pulizie, che non rispettano tutte quelle che sono le accortezze per non cadere in una nuova lockdown, quelle devono chiudere, ma non quelli che osservano e siamo, mi creda, la maggior parte. La chiusura della sera, che percentuale di calo di introiti vi ha procurato dal punto di vista economico? Ci ha azzerato. Ci ha azzerato, essendo in una zona Di di ufficio? uffici, esatto, noi abbiamo molte persone che vengono a mangiare, ma se lavorano da casa, in smart, noi non abbiamo più quell'introito che avevamo prima, Per i benché pranzi? minimo, sì, per il pranzo. E la E cena non c'è? se la cena è proprio azzerato, per cui adesso ci troviamo a dover far fronte alle tasse che ci verranno imposte e che dovremo pagare perché non c'è nessuno sconto. E con una mancanza di sostentamento da parte del governo. Io non vorrei arrivarci perché sono una tosta a chiudere. Nell'ipotesi, speriamo di no, di un nuovo lockdown completo, che prospettive avete voi come attività? Nessuna prospettiva. Se Non c'è almeno. margine di resistere, diciamo, un mese, si parla di un lockdown di un mese eventualmente. No, non esiste proprio. Dobbiamo stare a casa e allora qualcuno ci dia un sostentamento per poter stare a casa. Altrimenti le piccole imprese dovranno chiudere, specialmente le piccole imprese.